Benvenuti ragazzi, qua sempre Angelo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati su FIA 23 per andare a registrare un video un po' particolare. Infatti oggi andremo a registrare la stagione di Quadrado e Bonucci all'Inter. Sì, perché c'è anche una voce di mercato che accosterebbe Bonucci ai nerazzurri. Ho anche inserito i nuovi calciatori. Ho già inserito i giocatori confermati come ad esempio Thuram e Frattesi e ho levato quelli già andati via dall'Inter. Inoltre per aggiunto alla rosa dell'Inter anche qualche giocatore su cui ci sono solo voci di mercato, tra cui per appunto Bonucci ho messo Sommer, ho messo Morata e poi come secondo portiere ho messo Radu, come terzo purtroppo non c'è Di Gennaro su questo gioco, quindi ho tenuto Cortaz. Non voglio andare a fare mercato, infatti la squadra resterà questa qui. Unica cosa, sto cercando solamente di spostare tutti gli ASA esterni sinistri e tutti gli ADA esterni destri, anche se probabilmente almeno uno tra Dumfries e Darmian lo andrò a cedere, perché comunque vorrei che Quadrado fosse titolare. Andiamo magari quindi a cedere Dumfries. Andiamo quindi a vendere, io direi Dumfries, solamente perché ci mette di più rispetto a Darmian a fare il cambio ruolo. Detto questo, adesso cambio ruolo a tutti i calciatori e poi possiamo vederci a gennaio per vedere come sta andando la stagione. Siamo arrivati a gennaio, vediamo un attimo come sta andando la stagione sia dell'Inter sia di Quadrado e Bonucci. In campionato siamo primi a più 4 sulla seconda al momento. Vediamo in Champions League, siamo primi nel girone sopra Barcellona e Bayern Monaco. Bonucci è calato da 82 a 79, Quadrado invece da 81 a 78. Vediamo un attimo un paio di statistiche, che Bonucci ha fatto solamente 14 partite, mentre Quadrado solamente 8, quindi al momento non sta riuscendo a sovrastare né Darmian né Dumfries. Facciamo una cosa, Dumfries andiamo a svincolare. Darmian è inutile svincolarlo perché ormai è un 77, quindi a questo punto possiamo anche lasciarlo. Magari ecco, andiamo ad arrivare anche Zanotti e vediamo un po' se adesso Quadrado avrà più spazio. Adesso ragazzi sto andando a fare una cosa che è veramente inguardabile, io da tifoso interesse in primis non avrei mai pensato di farlo, ma andiamo alla fascia da capitano a Quadrado, almeno il gioco lo fa giocare di più. No ragazzi, inguardabile. Va bene, detto questo non perdiamo altro tempo, abbiamo gli ottavi contro il Francoforte di Champions League, vediamo se fino a maggio le cose miglioreranno per Quadrado e Bonucci. Ci vediamo quindi direttamente a fine stagione. Siamo arrivati ragazzi alla fine della stagione, allora vedo una vittoria in Coppa Italia, in Champions siamo usciti in semifinale contro la Juve, non ci credo, quindi la Juve potrebbe aver vinto la Champions, ora vediamo. Intanto la Coppa Italia l'abbiamo vinta ai danni della Juventus, con quindi Quadrado che ha alzato la Coppa da capitano con l'Inter contro la Juventus. In campionato siamo arrivati primi a più 14 sul Milan, quindi Quadrado ha alzato anche la Serie A. Vediamo in Champions quindi, e ovviamente può mai la Juve vincere una finale di Champions League, ma non scherziamo. Allora vediamo un attimo un paio di statistiche. Bonucci non ha fatto niente di che, solamente 3 reti inviolate, mentre andiamo a vedere Quadrado ha fatto solamente un assist. Quindi secondo FIFA Quadrado e Bonucci avrebbero una stagione pressoché fallimentare. Andiamo per curiosità anche Sommer che è salito di 1. Poi c'è Morata che insieme ad Lautaro hanno fatto 49 gol in 2 più 19 assist, mamma mia. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivete qui sotto hashtag Lukaku se volete vedere un video anche con lui, però questa volta nella Juventus. Da Superangelo è tutto, possiamo vederci direttamente in un prossimo video. Bella!